Decima giornata di campionato, si affrontano il Caldarola e l'Aries Strodica. Il Caldarola scende in campo con Frascarelli, Corradini, Innamorati, Frapiselli, Buldorini, Paolucci, Pesaresi, Maccari, Nerpiti e Scarpeccio. L'allenatore è Tentella. L'Aries Strodica risponde con Tentella, Leava, Cichinè, Dall'Oro, Vittorini, Broccolo, Capo, Zucca, Marivelli, Giustezzi, Monteverde, Marignani. Il tecnico è il signor Bernabei, arbitro Biagiola. Calcio d'inizio per gli ospiti con pallone che viene lanciato in avanti, ma la prima azione pericolosa è al settimo minuto. Nerpidi, calcio di punizione, palla sopra la traversa. Siamo al sedicesimo, si sblocca il risultato. Gentili per Nerpidi che lancia Scarpeccio, stop e cross al centro per l'inzuccata di Maccari. Vincente è il gol del vantaggio con gli applausi del pubblico e i giocatori che si abbracciano del Caldarola per festeggiare appunto il vantaggio per una rete a zero. Siamo al 25esimo, Gentili prova di destro, ma il tiro va sul fondo. Siamo al 31esimo, punizione battuta dagli ospiti con Leava, para Frascarelli. Ora siamo al 36esimo con le immagini, Gentili sulla sinistra prova ad imitare Sharawi, entra in area di destro, tira ma la palla è parata. Dopo un minuto di recupero le squadre vanno negli spogliatoi a prendersi un tè caldo. La ripresa inizia con un giallo, gli ospiti si fanno attendere, l'arbitro Biagiola e i giocatori del Caldarola sono schierati, ma i giocatori dell'Aristrodica sembrano non voler ricominciare il secondo tempo. La prima azione è calcio d'inizio, scarpeggio per Maccari, palla per Nerpidi che lancia sul settore sinistro Gentili, ma l'azione sfuma. 48esimo angolo per l'Aristrodica, Leava di testa, gran colpo di testa, ma la parata di Frascarelli e poi Pesaresi che allontana il pericolo. 60esimo, Giustezzi supera Paolucci, cross per Marignani, salva sulla linea Innamorati che spazza l'aria. Ora siamo al 66esimo, ancora Aries Strodica, lancio per Giustezzi, supera Paolucci, ma Buldorini chiude in scivolata. Ora siamo al 67esimo, Monteverde riceve sulla fascia, cross al centro per Giustezzi che non colpisce, ma la palla ha uno strano effetto e costringe Frascarelli alla parata. 69esimo, calcio di punizione di Giustezzi, l'Aries continua a spingere, trova Broccolo in aria che di testa gira in porta Frascarelli, devia in angolo. Siamo al 76esimo, ci prova il Calderola con Nerpiti, sinistro il palo nega il raddoppio. 78esimo, ancora Riestrodica, Marignani Show supera tre avversari, esplode il destro, traversa piena, la palla torna in campo sui piedi di Marivelli, ma la sua posizione era di fuori gioco. 85esimo angolo per l'Aries Strodica, Cichinè per Marignani che colpisce la traversa. Clamorosa occasione. 91esimo, Caldarola può chiudere la gara. Nerpiti per Minnucci solo davanti a Tentella di testa, manca la porta. 92esimo, lancio lungo di Dall'Oro, Paolucci svirgola, Corradini lo imita, Giustezza in aria, si fa cinturare da Paolucci e l'arbitro Biagiola assegna il calcio di rigore. Vedete, va verso l'area, i giocatori lo guardano, non sapevano cosa avrebbe deciso, indica il calcio di rigore. Fra la disperazione dei giocatori del Caldarola, l'arbitro parla con i difensori, gli dicono: ma cosa hai fatto? Ecco l'azione, vedete l'astuzia del giocatore dell'Aristrodica che si fa cinturare, poi Fabiani trasforma il penalty 1-1 e siamo al 92esimo. Partita finita neanche per sogno. Nerpiti in area, lunga la palla, colpo di testa di Maccari, il portiere devia in calcio d'angolo. Ancora Nerpiti va velocemente a battere, spiovente in area di testa Pesaresi, il pallone sibila la traversa, dà l'effetto del gol, ma la palla è fuori. Finisce 1-1 fra Caldarola ed Aries Strodica, una bella partita.